Cellula e nucleo essenziale di un abitato urbano è la casa, origine e base di ogni forma di consorzio umano. E la casa costituisce il tema predominante di un centro urbanistico ancora integro nel suo insieme, qual è Pompei. Perché a Pompei, soprattutto, è possibile studiare l'abitazione privata degli antichi in tutte le sue forme e nel suo naturale processo di evoluzione. Dal tipo della casa italica del IV e III secolo a.C. fino al tipo della casa romana della metà del I secolo dell'era volgare. Attraverso la visione e lo studio della casa, più ancora che mai dei monumenti, è facile intendere non solo il problema storico, economico, demografico di una città, ma il problema umano, spirituale e culturale dei suoi abitanti. Il tipo fondamentale della casa pompeiana ci è dato dalla casa del chirurgo. Si apre sulla via con una porta ed uno stretto corridoio di accesso. Intorno ad una corte centrale, atrium, coperta dalle quattro falde del tetto compluviato, compluvium, verso l'interno, in modo da rovesciare lo stillicidio delle piovane in un bacino sottostante, in pluvium, e da convogliarle in una cisterna, si svolgono le stanze di alloggio. Alle estremità dell'atrio si aprono in tutta la loro ampiezza altri due ambienti, le ale. In fondo all'atrio e di contro all'ingresso è il tablinum, l'ambiente più sacro della casa ed il luogo di riunione della famiglia. Uno o due corridoi laterali danno accesso all'hortus retrostante. Chiusa tutto intorno da alte mura, senza finestre e solo con stretti ed alti spigoli di aerazione verso l'esterno, la casa rassomiglia ad una piccola fortezza. Da questo tipo semplice ed austero della vecchia casa pompeiana, che conserva nella costruzione quadrata e massiccia, nella sobrietà delle sue linee e nel numero limitato degli ambienti, il carattere dell'abitazione e il costume familiare della gente italica, si passa nel II secolo a.C. alla casa di influenza e di moda ellenistica, a più atri, con ampio peristilio, con giardino e con appartamenti di alloggio disposti secondo il variare delle stagioni, nelle parti più fresche o più assolate. L'abitazione si estende così per tutta intera un'isola, diventa un palazzo degno d'ospitare, come i palazzi ellenistici, una dinastia regale. Tale ci si presenta ancora ai nostri sguardi la casa del Fauno. Una vera dimora principesca per la sua ampiezza, per la nobiltà delle sue strutture, per la preziosa sua decorazione parietale e musiva, ispirata e derivata dalla grande arte ellenistica. Nell'età romana, lo sviluppo delle forme istruttive e decorative segue naturalmente le stesse vicende dell'abitazione romana. Dall'età augustea al periodo neroniano e Flavio, se la casa non si amplia e non si nobilita più di vaste e grandiose proporzioni architettoniche, anche perché il fenomeno dell'urbanesimo porta ad una necessaria maggiore costrizione di spazio nell'uso delle aree private, abbiamo invece un gusto sempre più crescente per la decorazione. Ad aree minori e ad ambienti più piccoli corrisponde una maggior ricchezza, a volte sfacciata e grossolana, nella decorazione cromatica della casa. Il colore, l'ornamentazione, il fasto, la ricerca scenografica nella disposizione dei giardini soverchiano la bellezza della composizione architettonica. Le maggiori esigenze di una borghesia raffinata ed arricchita finiscono per aver ragione della disposizione tradizionale della vecchia casa italica e gli ambienti mutano natura e destinazione. Ed accanto alla casa del ricco patrizio o del mercante arricchito abbiamo la casa del piccolo borghese, del bottegaio che si ricovera la notte nel soppalco della sua bottega, l'officina industriale, l'albergo, la bisca, il lupanare, la stalla per il ricovero dei carriaggi e delle bestie da soma che venivano dalla campagna e dai borghi vicini. E dalle case la vita degli abitanti affiora più viva ed immediata attraverso le mille voci che troviamo tracciate per ogni dove sulle mura.
Eppure, nonostante la varietà e complessità di questo mirabile insieme, nonostante le infinite sovrapposizioni e trasformazioni, la casa Pompei è rimasta attraverso i secoli con il carattere inalterato della vecchia casa italica. È ancora la domus per una sola famiglia. Anche nei quartieri mercantili dell'ultimo periodo, là dove le trasformazioni furono più vaste e profonde, dove l'intimità della domus appare sopraffatta e violata dalla bottega e dall'officina, e più rapido si inizia lo sviluppo dei piani superiori per difetto di spazio e per soprabbondanza di plebe, la casa resta ancora un nucleo a sé per una sola famiglia o per più famiglie di consanguinei. Non abbiamo ancora a Pompei la grande casa di affitto, divisa in appartamenti con più scale indipendenti l'una dall'altra, di quel tipo insomma di abitazione che così singolarmente caratterizza l'abitato di Ostia, che doveva essere comune della Roma imperiale e che già prelude alla casa della città moderna. A Pompei l'evoluzione struttiva della casa si arresta ad uno stadio di transizione fra il tipo cioè della domus patriarcale ed il tipo della casa d'affitto. Lo sviluppo dei piani superiori vi appare ancora in forme primitive e rudimentali, grazie soprattutto all'impiego di materiale ligneo e di murature leggere rafforzate e collegate da intelaiature in legno. Se l'eruzione del Vesuvio fosse avvenuta solo qualche decennio dopo, Pompei, in luogo della sua così ricca e suggestiva varietà di abitazioni, ci avrebbe offerto il tipo uniforme di una città imperiale con più o meno ampi caseggiati a più piani, ed invece di tanta varietà di strutture avremmo trovato universalmente adottato quel materiale che fu la condizione essenziale per lo sviluppo verticale della casa e per i più grandi ardimenti della costruzione romana, il laterizio.